Oggi viene ricordato suo padre, un grande uomo. Sì, dopo 28 anni oggi è l'anniversario della morte di papà e di Nicola Soleverino. Oggi finalmente la città di Reggio, il comune, ha deciso di ricordarlo per noi figli, per noi familiari. E oggi è un giorno con doppi sentimenti, un giorno in cui ricordiamo la morte, ma il giorno in cui finalmente nella memoria collettiva della città si riesce a ricordare papà. Sono ingegnere Pingue, porto innanzitutto i saluti del capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il generale Alestra, che per impegni non ha potuto presenziare a questa cerimonia a cui ci teneva tantissimo, come ci teniamo tutti noi ispettori del lavoro. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, il collega Quattrone. Sono uno dei più vecchi dell'Ispettorato del Lavoro e quindi ho avuto questo onore e questo piacere. È il ricordo della sua professionalità, il ricordo della sua stimata persona all'interno e all'esterno degli uffici, ci riporta un po' a credere che chi opera nel bene, che chi opera con convinzione, che chi opera nella certezza di fare del bene sociale nella vita sicuramente dovrà essere ricordato in qualche modo. Io credo che questa giornata ci consenta di poterlo ricordare non in un momento e per sempre, proprio dedicandogli questo largo. Voglio ringraziare il sindaco che si è preoccupato, che ha avuto l'iniziativa insieme ai figli, i quali hanno sicuramente perduto il papà, ma hanno avuto la gioia di avere un riconoscimento pubblico, non solo da parte di chi lo ha avuto come collega, come amico, ma da parte di tutta la cittadinanza di Reggio, di questa bella città, qual è Reggio, dove io qualche volta ci vengo per motivo di lavoro e ne resto sempre più incantato. Voglio ringraziare il prefetto che ha partecipato al percorso che ha portato a questa cerimonia e così come ancora di più voglio ringraziare la sovrintendenza. È una intitolazione importante perché la zona del castello è la storia di Reggio, la storia presente, la storia futura, la storia di un tempo e quindi serve a ricordare tante persone illustri che purtroppo alcune di queste hanno lasciato la vita, come è capitato all'ingegnere Quattrone, ingegnere che ha combattuto per i suoi ideali, che ha combattuto per delle idee che ha voluto portare avanti ad ogni costo, onorandole, rispettando la città e rimettendoci di persona. Io credo che questi esempi devono essere forieri per le nuove generazioni, per la gioventù, per capire che dalla mafia non si deve essere distanti soltanto con le parole, ma distanti con i fatti, si deve controbattere in modo determinato, aperto e deciso. Non si può pensare sempre di avere una retrocultura che ci possa fare catalogare come mafiosi, come delinquenti. Credo che oggi sia una scelta veramente importante da parte della Commissione toponomastica. La comunità reggina si è ricordata di una persona che non c'è più e che è stata vittima innocente di una criminalità organizzata, come è stata definita, mafiosa. E la cosa che fa piacere è che dopo 28 anni, per la morte oggi ricorrono proprio i 28 anni, tra un paio di ore precisamente alle 9:20 di sera, è stato ammazzato. Lui insieme ad un altro collega mio, un medico, senza sapere perché, per come, per quanto, non abbiamo idea, non abbiamo nessuna cosa. L'importante è che però il ricordo storico con la messa della targa qui mi ha fatto molto piacere e anche il posto mi piace. Perché io idealmente ho visto il posto, individuato il posto come se fosse un triangolo e al centro di questo triangolo c'è la targa di ricordo di mio fratello, da questa parte c'è la storia di Reggio, c'è il castello aragonese, dall'altra parte in lontananza c'è il tribunale, è un poco messo da parte per la verità il tribunale in questa vicenda. E dall'altra parte c'è la scuola dei bambini.
e se non ci rivolgiamo verso la scuola, verso i bambini, non ne usciamo più da nessuna maniera. È quello che io invito gli insegnanti, le famiglie e i colleghi miei che sono i pediatri, di lavorare sui bambini, perché altrimenti noi a Reggio Calabria non ne usciremo. E il sacrificio che ha fatto, suo malgrado, mio fratello, è stato vano. E sarà vano finché la parola veramente mafia uscirà dai vocabolari italiani e a me quantomeno calabresi o reggini. Questo è che mi viene in mente, diciamo.